Si è svolto questa mattina nella sala della Giunta di Palazzo San Giacomo l'incontro conclusivo della seconda edizione del progetto svolto dalla Federazione Italiana dei Medici Pediatri in collaborazione con il Comune di Napoli per il contrasto all'obesità. Sono stati presentati i risultati del lavoro svolto nelle scuole che hanno partecipato all'iniziativa. Siamo sicuramente, da un punto di vista dell'obesità pediatrica, la maglia nera. Siamo intorno al 48% dei bambini obesi sovrappeso a 8 anni di età. C'è un leggero trend verso la diminuzione, ma è comunque una situazione che definirei orribile o disastrosa. Per cui mettere insieme le forze per affrontare un problema che investe ormai tutto il mondo occidentale è essenziale. Il progetto ha coinvolto non solo i bambini, ma anche le mamme e le maestre, e si è posto l'obiettivo di migliorare, attraverso la proposta di un corretto messaggio nutrizionale, le abitudini alimentari dei bambini e di far pervenire le stesse indicazioni a genitori e insegnanti, perché in sinergia con il pediatra di famiglia il messaggio di educazione alimentare venga notevolmente rinforzato. Erano presenti l'assessore alla scuola Anna Maria Palmieri, i rappresentanti della Federazione Medici Pediatri, le insegnanti e i bambini delle scuole. Io credo che si parli di buona e sana educazione alimentare. Con la FIMP, con i medici pediatri, ci siamo incontrati sin dall'inizio, sin dall'insediamento della nostra amministrazione, su un obiettivo comune, che è quella di rendere la città che purtroppo presenta il più alto tasso di obesità infantile che esiste in Italia, consapevole dei processi a volte assolutamente automatici che all'interno delle famiglie, all'interno delle scuole fanno sì che i bambini alla fine mangiano male, si nutrono peggio e naturalmente crescono poi con delle conseguenze sulle salute che medici pediatri conoscono benissimo. I bambini sono stati essi stessi dei ricercatori di buone pratiche, quindi nel momento in cui sono stati interrogati o sono stati spinti a fare delle attività, hanno risposto immediatamente con quella saggezza e quel buon senso che caratterizza le nuove generazioni e di cui spesso noi adulti siamo inconsapevoli.